Beh ragazzi, non so come la vedete voi, ma secondo me questo resta un gran pezzo, ma davvero un gran pezzo. Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys, 10:46 minuti. E c'è un grande ospite. E guardalo qua, no, non ti nascondere, emergi, tanto non sei piccolino. È arrivato piccoli. Prima e cosa potevamo fare? Lasciarglielo nel corridoio? Biagio Antonacci a Radio 1. Eccolo qui! Evviva! Io, di solito... Beh, ma Biagio, che sorpresa! Ma scusate, di solito gli artisti, no, questi... Sì. questi... Sono in ritardo. Sono sempre in ritardo. E tu invece ti distingui anche in questo. Io sempre con largo anticipo. No, ma siete stati voi carini a dire, vabbè, allora iniziamo prima. Ma certo. Però mi avete detto anche, però finiamo prima. No, quindi... non è vero, non l'abbiamo detto no, noi. Non è uscita no, da queste cose. No, la dirigenza. La dirigenza. Noi ti teniamo qui e vedremo no, cosa grazie, succederà. Intanto grazie ragazzi. Intanto per l'ennesima... Usiamo questa parola ospitata, si può dire? Sì, chiacchierata Radio Bruno. Noi parliamo di tutto, parliamo di cose belle, parliamo di cose non belle, parliamo di musica, parliamo di vita, ma ci sentiamo come sempre a casa. Questa è la cosa più bella. E questo è davvero un bellissimo complimento. Sono 30 anni ormai che tu, tra una cosa e l'altra, partecipi ai nostri eventi, vieni in diretta con sì, noi, noi sì, veniamo sì. ai tuoi concerti, c'è uno scambio che è da sempre pari, molto bello. Incredibile, se ci penso, se penso agli anni come sono passati, velocemente ma anche non velocemente, no? Per me il tempo poi ultimamente si è un po' ristretto, cioè secondo me il tempo oggi è molto più, corre molto più veloce di ieri. Ma c'è qualche algoritmo, c'è qualche algoritmo negli orologi, c'è qualcosa che non va secondo me nell'area, perché lo dicono anche i giovani. A noi ti ricordi che noi da 20 a 25 anni sembrava un'eternità? È vero, sì, è sì, vero. Sì, 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 adesso sì, loro sì, dicono che da 25 anni è un attimo, quindi è cambiato qualcosa. Occhio! Va tutto un pochino più Senti, veloce. Viaggio, siccome sei arrivato in anticipo, allora ti coinvolgiamo in quello che stavamo dicendo in questa prima parte del programma. Che cosa stai dicendo? Devi sapere che ci ha scritto un'ascoltatrice che sì. lamentava il fatto di essere brutta e il fatto che i brutti sono invisibili e ci ha raccontato un po' di cose sì. aggiungendo che i belli secondo lei non si rendono conto di quanto siano avvantaggiati dalla loro bellezza in tutti gli ambiti, che sia il lavoro, che sia la vita sentimentale, sì. ma anche solo l'approccio che le persone hanno con loro. Tu da brutto non ci hai mai vissuto? No. Cioè non lo so, ma no, ora sono tante cose da dire, ci sarebbe da aprire proprio un tema che potrebbe diventare anche polemica. Allora, io conosco delle persone che si ritengono brutte, anche perché la bellezza, tu lo sai, è abbastanza soggettiva, no? Sì. Ma poi è un discorso, io conosco delle persone bellissime che si reputano brutte, che stanno in casa, si guardano allo specchio, si trovano i difetti, intervengono per correggere i difetti, che sono persone molto belle esteticamente, perché non si rendono conto della loro bellezza. Conosco delle persone che si definiscono brutte, che hanno un carattere e hanno una personalità che spacca il culo a tutti, no? Scusate l'espressione, e che vincono perché hanno capito che bisogna andare oltre quello che è l'aspetto del loro involucro, cioè hanno conquistato le persone attraverso altre caratteristiche. Però oggettivamente oggi siamo portati sempre, siamo sempre sotto esame. Perché ci curiamo, vogliamo apparire, poi con i social tutti vogliono essere più belli di quello che sono, mm-hmm. e le persone che non ci riescono subiscono questo fatto. Infatti ci sono degli esempi che non sono esempi diciamo che portano arte o contribuiscono all'aspetto sociale del nostro paese, con dei lavori che sono tra virgolette poco lavori, che però sono esempi per i giovani. Quando i giovani non riescono a raggiungere certi tipi di esempi diventa un disastro e allora si preoccupano. Però il mio esempio era Sting. Io quando volevo essere Sting, alla fine c'era Sting, che però era Sting. Sì. E quindi rimanevo male, ma di là c'era Sting. Oggi i ragazzi vogliono essere Pinco Pallino, che a livello di contenuto magari non ha poi tanto, però quando non ci riescono sono sconfitti da qualcosa che non ha sostanza e quindi subiscono il doppio della depressione. Della capito? Depressione. Fanno fatica a fortificare la loro personalità perché hanno gli esempi sbagliati. Esempi più che sbagliati, hanno esempi che non hanno dei contenuti, che sì. sono dei contenuti probanti, usiamo questo termine. Tornando alla bellezza, si vince solo in un modo, la bruttezza, se così può essere definita, poi ognuno si vede bello o brutto a modo suo, certo, perché io non credo che la persona che ha scritto oggi, io ho letto l'email, adesso me l'avete mandata, sì. Ci sono delle cose che lei riconosce esteticamente, ma voglio capire,
perché a volte noi ci guardiamo allo specchio e non siamo in grado di capire veramente chi siamo e come siamo. E quindi magari serve un percorso psicologico prima di tutto il resto, vero? Assolutamente. Che sembra un buon monito. Al di là della forza di volontà che può fare la differenza in questi casi, no? Il carattere che si impone al di là dell'involucro estetico, esiste comunque una forma di discriminazione, diciamo, volontaria certo. o involontaria nei confronti certo. delle persone non propriamente belline. Ma assolutamente. Pensi sì. anche a tanti mestieri dove è espressamente richiesta una bella presenza, no? Esattamente. Già lì c'è una. Bella presenza ti fa capire tutto. Secondo me oggi non si usa più neanche questo termine bella presenza, perché sarebbe bandito. Discriminatorio, hai ragione. Ma siamo qui anche per parlare del nuovo lavoro discografico di Biagio. Io propongo di ascoltare subito la canzone che dà il titolo all'album. Come la vedi? Guarda, direi che siamo perfettamente d'accordo. Si intitola all'inizio, per cui insomma. E quindi possiamo iniziare bene. Tutto qua. Anche in anticipo. Prego, maestro. Posso salutare un amico mio, Antonio certo. Albanese, che è in macchina a Milano, che ci sta ascoltando? Beh, ma è mitico. Giuro, mi ha scritto adesso. Grande. Siamo fratelli noi. E lui sta ascoltando Radio Bruno, ma sì. gliel'hai detto che saresti stato qui o lui? No, l'ha scoperto Bruno. Lui, l'ha scoperto lui. Ma che cosa meravigliosa. Ciao Antonio Albanese. Allora, Antonio un bacio grande, siamo qua. Grandissimo. Ti aspettiamo. Senti, comunque il concetto di Anna era in sostanza questo. Tu che sei un uomo bellissimo è noto che a tutte, no? Aggiungo anche che hai un animo bellissimo. E si capisce dai concerti da come affronti i fan. Cioè, confermi che la bellezza nella vita come nel lavoro può dare un grande aiuto. Che è quello che ci ha sì. raccontato poco fa. Secondo me sì, assolutamente. Poi i fan, voglio dire, adesso sono diventati tutti amici perché li conosco quasi tutti. A forza di vederli crescere, no? Anche qui fuori a Radio Anche Bruno qui, adesso, ce ne sono un bel po' esatto, oggi. Noi abbiamo il dovere, il nostro è un dovere, quando sali sul palco tu devi essere il meglio che sei fuori dalla vita, nella vita e anche in mezzo alle stelle, perché il pubblico merita tutto quello che tu puoi fare nei loro confronti, merita di andare a casa felice. E merita che un tour abbia tutte le caratteristiche per soddisfare le persone che investono tempo, denaro, viaggi, eccetera, eccetera. Hai proprio ragione. Bene, sapete cosa facciamo adesso? Tiriamo un attimo il fiato, andiamo a farci un caffettino. Vai! Nel frattempo va la pubblicità, le ultime notizie, poi ci ritroviamo su Radio Bruno con Biagio Antonacci. Vi aspettiamo. Inizierebbe la vera intervista. Esatto, sì, l'inizio vabbè, ufficiale. Un antipastino, via. A tra poco. A tra poco. Adesso dove sei? Ma è qui già da un po'. Sta scrivendo, lo diciamo, sta scrivendo tutti, incredibile. Lo diciamo per chi aveva messo la sveglietta, aveva puntato l'orologio alle 11 che arriva Biagio alla Radio Bruno. No, siamo partiti un po' in anticipo. Stupendo, oggi. Mi sta scrivendo come andare a Sanremo praticamente. Ma che bello. Sta arrivando un botto di messaggi. Quindi c'è un sacco di gente che ascolta Radio anche, Bruno. Ma c'è, non lo sapevi. Ma non lo sapevi. È bello avere le conferme anche soprattutto da te. Guarda, mi scrivono dalla Romagna, da Bertinoro. Da Sesto Fiorentino, Sabrina, buongiorno. Oggi sentire Biagio alla radio non ha prezzo, lo adoro, adoro le sue canzoni che sono bellissime, la sua voce è stupenda. Insomma, ma le tre amiche che sono uscite per andare, che volevano scappare qua, ma poi le hanno beccate e le hanno fatte tornare indietro. Tre. Davvero? Lavoravano in ufficio, sì sì. Ci hanno provato. Qualcuno che ha chiesto le ferie stamattina per essere qua e in effetti c'è un nutrito gruppo di fan di Biagio Antonacci. È colpa mia. Oh, è colpa bello mia. Anche questo, Biagio di Laura, guarda, vado pochissimo ai concerti, ma la prima volta che ci sono stata era un tuo concerto, è stato circa 20 anni fa con mia sorella a Pesaro. Meraviglioso, una carica pazzesca, sei magnifico. Vabbè, questo è un bel complimento, poi siamo in area di tournée, no? Siamo in zona del tour, ma magari ne parliamo dopo, ditemi voi. Sì. Abbiamo delle date molto lo belle, anche importanti. Perché hai fatto qualcosa di sì, particolare, sì. No? È un tour particolare, un tour particolare perché è fatto da in luoghi veramente incredibili. Gardone Riviera, ho pensato. Gardone Riviera, come mai lì perché, a settembre? Perché andavo da piccino sul lago di Garda e mi portavano spesso a vedere questo posto, no? Il Vittoriale. Vittoriale. E ho sempre detto, ma in questo posto c'è un panorama, che non era ancora piccolo, c'è un panorama sul lago dietro, dal teatro a dietro, che è incredibile. Chissà se si possono fare i concerti. Poi li hanno fatti negli anni i concerti, ma diciamo che nessuno ha occupato questo spazio per 10 sere di seguito. È stata la mia idea perché dicevo, voglio fare una cosa inedita, un po' residenziale, in un posto bello, in un posto pieno di cultura, di storia, di provocazioni, e voglio portare la mia musica. E così è stato. Abbiamo scelto di stare al Vittoriale tutti questi giorni. È quindi sarà un incontro bello perché vivremo un po' insieme in quei giorni, capito? Visto che l'abbiamo detto, sarà a settembre, giusto? A settembre, dal 17 credo. Eccolo di settembre. Qua, no, giusto? Dal 17 al 29 sono 10 concerti in questo arco di tempo. Sono esatto. Insomma, la seconda metà del mese di settembre. Tenetevi liberi perché c'è sì, ci e deve poi essere ci uno sono... spazio per un concerto sì, di sì. Ci sono e diverse poi... date anche sì. prima. C'è Serena, che è una sì. nostra ascoltatrice, che ha preso il biglietto per andare a Pompei. Perché Pompei, dice che tre così... date Pompei. Vero.
vedi? I ragazzi di Pompei hanno fatto nell'anfiteatro antico il loro primo concerto, l'hanno fatto i Pink Floyd in Pompei. Te lo e io suonerò lì. Capito? Certo che l'ho visto, io sognavo di suonare la batteria nei Pink Floyd. Addirittura? Vabbè, ma avevo 16 anni. A Nick Mason gliel'hai mai... No, gliel'ho scritto ma non ha mai ricevuto. Non ti ha mai risposto. Porca miseria. Anche Biagio scrive agli artisti e gli artisti... Ma non gli rispondo. Non gli rispondo. Ma non tu come lo sai oggi. Chi sono io. Ma tu lo sai chi sono io. Ma no, ero piccolino, però... quindi, grande cosa, ecco, tutti i posti importanti, Taormina, addirittura 3 date in Sicilia al Teatro Antico, che quest'anno hanno dato poco, a Barletta, al Fossato del Castello, a Genova, alla Riviera del Mare, a Roma, a Termini di Caracalla. Dove i romani giocavano a palla. Esatto. E Macerata, lo Sferisterio, che non mi viene, li faccio fatica anche dire, Sferisterio. È che hai scelto dei posti talmente belli che possono consentire ai tuoi fan di fare delle piccole vacanze alle, ragazzi, nelle quali inizia. Scusa se vi interrompo, Rocella Ionica. Sì. Calabria, la bella cassa, la parte nella Magna Grecia, abbiamo di fronte la Grecia ed è un posto incredibile dove i ragazzi surfano. I ragazzi italiani vanno all'estero per fare il surf, non sanno che in Italia, soprattutto in Calabria, ci sono degli angoli con un vento meraviglioso. Cioè, noi italiani non conosciamo l'Italia. È vero, hai ragione. La Calabria è una regione incredibile e non la conosciamo al 15%. Noi sfruttiamo ciò che abbiamo. Sai che è una cosa che ho iniziato ad apprezzare di più nel tempo? Anche io ero un po' esterofila quando ero più giovane e immaginavo che tutti i posti fossero più belli. Poi ho iniziato a viaggiare, ho avuto questo privilegio e quando sono in Italia dico: beh però cosa abbiamo? Cosa abbiamo noi? È vero, è la quindi, che fortuna. Poi musicisti belli, perché tutti polistrumentisti, perché ho una band di ragazzi che suonano sia la batteria che le tastiere, sia il pianoforte che il violino, sia il basso che il contrabbasso, sia il pianoforte e le chitarre. Insomma, è una band diversa, è uno spettacolo diverso, più intimo in certi momenti. Mi permetterò di stare mezz'ora al pianoforte e suonare tutti i miei classici, quelli che voi avete suonato quando eravate sbarbati. Basta, non parlo più. Vi abbiamo dato, direi, abbastanza input per permettervi, per spingervi ad acquistare qualche biglietto per andare ad uno di questi concerti. E con tuo figlio autore, Paolo Antonacci, sappiamo che è autore di una marea di successi e di grandi hit. Parlate di musica, di testi? Lui mi ha sempre parlato di musica tutta la vita. Lui era un ragazzino molto... Quando aveva 8 anni mi ricordo che gli fece registrare su GarageBand. Te lo ricordi GarageBand? Sì, perché sì, quella... C'è tuttora, no? Sì. Sul computer scrisse su una base che avevamo rubato una canzone che adesso io non posso cantarvi perché lo farà lui quando sarà il momento. E mi ricordo che registrò questa voce con questa voce finissima e mi faceva capire che c'era dentro di lui un fermento. Così è successo. Negli ultimi anni ha fatto... credo le canzoni più forti, più belle. Aspetta che ho una telefonata, scusate un attimo. È pronto? Chi è? Fai pure. Antonio, Biagio! Sei in diretta su Radio Bruno. Antonio Albanese. Ma ciao! Che sorpresa, ma che sorpresa. Antonio, buongiorno, dove sei? Buongiorno, beh, io adesso sono in Lombardia, diciamo, ma vi sto ascoltando e siccome io sono molto amico di Biagio, perché ci vogliamo bene da parecchi decenni ormai, possiamo dire? Sì, gli anni passano. Beh, io sono anche un selezionatore delle canzoni di Biagio, vero Biagio? Qual è la tua preferita delle canzoni di Biagio, Antonio? Tutte. Un selezionatore. Io so l'energia che mette Biagio nelle sue canzoni, la passione, la voglia, ama questo lavoro, il suo lavoro in modo straordinario. E quindi tutte, non ce n'è mai una di un cantante più bella o meno bella. Sono tutte, se le pubbliche è perché a lui piacciono e quindi sono tutte belle. Ma che meraviglia. È bello Antonio, grazie. Sai che noi siamo fan, lui è mio fan, io sono suo fan, ci siamo incontrati una volta a Bologna dove lui viveva molto di più prima e lo incontrai in un semaforo, era appena diventato padre. Sì. Siamo andati a mangiare insieme subito a pranzo. Sì. Senza siamo visti una volta prima e basta, siamo andati già subito e lì ho capito che dopo un anno poi mi è venuto voglia di fare un figlio anche a me. Ecco. E dopo quindi è stata colpa di Albanese, no? Lo scoop a Radio Bruno. Quindi dopo è stato un grande autore, sono anche orgoglioso. Credo. Eh sì, esatto. Ma che meraviglia. E quindi siamo amici veramente. E allora mi sono permesso oggi, ma scritto che da Milano ascoltare Radio Bruno perché voi siete nazionali, internazionali quasi anche. Sì, però siamo sì. Ma caro Antonio Albanese, domanda così a bruciapelo. Io mi sono soffermato, ho detto, l'ho chiamato, ho detto guarda che ti ascolto. Ascolti spesso Radio Bruno? Insomma,
buon lavoro, un salutone a Radio Bruno e viva e buon tutto a tutti. Grazie Antonio. Grazie, grazie, Antonio, esistere. Grazie di cuore, grazie, grazie di esistere, ti dico, Antonio. Tutti amano tutti. Ciao, ciao fratello. Vedi che bello, queste sono le cose che mi fanno emozionare. Ma che meraviglia. Che se avessimo preparato questa cosa non sarebbe mai successo. È vero, non rispondeva al telefono, cadeva la linea. Ma non mi ha scritto oggi che eri in macchina, sta andando su a trovare la mamma. E ascoltava noi. E che ascoltava voi, ha sentito me. Guarda, e poi vedi che bella, che gesto di umiltà anche chiamare per, solamente per dire ciao. Che poi è la cosa più bella del mondo, capito? No, sono belle cose queste cose di amicizia nel mondo dello spettacolo, tu lo sai meglio di me, sì, ma non è che siano così frequenti, diciamo. Cioè, no, queste no, amicizie no. radicate nel tempo, così profonde. No, assolutamente no. Poi lui è un attore, uno dei più grandi attori italiani. Per Bacco. Un amico, io l'ho conosciuto, insomma, è nata Beatrice, sua figlia, poi dopo un anno è nato Paolo. E per vari momenti siamo anche illusi di diventare parenti. Paolo e Beatrice, stavo già immaginandomi perché un futuro. Perché era bello anche il nome, no? Erano Paolo belli, stavano però poi bene si sono insieme. Innamorati egregiamente e di altre anime, però sai, la vita poi alla fine è talmente... È imprevedibile, tutto è può prevedibile. Succedere, esatto. Viaggio. Allora le chiacchiere sono tante, milioni di milioni, ci torneremo tra poco, ma vogliamo sentire anche la tua musica. Lasciati pensare. Bellissimo. Dedichiamocela. Deve. Oh, finalmente un lento. Che bella ballad. Guarda, mentre andava in lento leggevo Silvia, tu per me sei il mio sogno proibito. Vabbè, questo è già bello, eh? Non è male. Allora, lasciati pensare, perché, non so per dire, la canzone dice appunto, chiede, no? Sì. I pensieri non vanno, sai, tu, la nostra testa va dove vuole in ogni secondo, in ogni momento, è ingestibile. I desideri sono la nostra fortuna, perché aprono le porte alla conquista. Ma quando tu sai che stai mandando un messaggio o un pensiero a qualcuno che dall'altra parte riceve nella maniera giusta e ti stimola a continuare, il messaggio, il pensiero diventa dorato e assume un aspetto che va oltre al solito pensiero magari più superficiale. Quindi questo uomo o questa donna chiede, lasciati pensare perché so che avrò da dirti e da darti tanto. E lei accoglie questo pensiero e diventa tutto magico. Ma che meraviglia, una balla d'amore davvero splendida. Ma ti vengono così queste cose? Sì, 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 questa è andata a bigetto, ci ho messo 4 minuti e mezzo a scriverla. Veramente? Sì, sì. 4 minuti e mezzo. Voglio dire, c'è qualcosa... Non ho cambiato due parole. Dov'eri? Per avere tutto questo fiume in piena, c'è qualcosa che ti ha fatto accendere... No, c'era niente, c'era solo il fatto che mi sono messo a piano e mi sentivo bene. Mi sentivo forte ed è nato. Le prime parole erano lasciati pensare, tanto il tempo per dormire. Avevo dormito poco, poi lo troverò. Capisci perché uno poi fa il cantante, no? Fa di talento, di successo. Perché, già. Poteva fare qualsiasi altra cosa, però guarda un po', è andato a fare il cantante. Sì, e, gli gli ha anche detto bene. Dai. Senti, dobbiamo fermarci rigorosamente. C'è la pubblicità che incombe. Torniamo tra poco su Radio Bruno con Biagio Antonacci. A dopo. Liberatemi, ve la ricordate? Cappello lungo, belli, tornando al discorso dei belli, si parlava sì. Magri. Qua eri proprio, eri un pericolo pubblico. No, ma ragazzi, ma c'è Checco. Chi? Silvestre dei Modacchi mi manda un messaggio. Dopo è arrivato adesso, guarda. Sentiamo. Voglio sentirlo con voi. Niente di urgente, Ti ho solo sentito su Radio Bruno, ho sentito che hai sentito Antonio, mi sono ingelosito e siccome ti stavo ascoltando ti volevo salutare anch'io in diretta, però vabbè, niente di... Salutami ragazzi, salutami la Clari, salutami tutti. Grazie Checco, ciao! Checco grande, ciao. Sei stato micidiale e Checco, grazie di cuore Checco. Ma che bello. Grandissimo autore, melodista, uno dei più contemporanei, ha scritto dei pezzi veramente con delle melodie invidiabili. Hai visto quanta gente che si vuole bene? Sì, posso raccontarti che nel 2004 dovetti spingerlo sulla scaletta del Radio Bruno Estate di Faenza perché aveva Ti amo veramente, era giovanissimo, aveva paura ad affrontare il pubblico e diceva devo andare in bagno, non posso, ti hanno annunciato, sali, quindi lo spingevo su, quindi insomma, con lui abbiamo un sacco di ricordi bellissimi legati proprio ai suoi esordi. È un ipersensibile. Tu te la ricordi la tua prima volta? Sei stata una cosa che hai vissuto con lo stesso patema, con la stessa ansia, o sei andato proprio alle via? Intanto salutiamo Checco, un grande bacio e grazie. Ciao. Allora, sì, io la prima volta ero a Sanremo, ragazzi, nei giovani, nell'88. Io lavoravo in cantiere, non avevo mai fatto nella mia vita televisione e non avevo fatto solo del piano bar. Pensa, dal mazzetto al microfono. Mi scrissero un giorno, ti hanno preso a Sanremo, ma mi sembrava uno scherzo, no? Io ero anni che bussavo le porte delle etichette discografiche. Quel giorno mi dissero, guarda, che andassero a Sanremo i giovani. Quindi puoi immaginarti, alle 12.35, che non mi guardava più nessuno,
uscivo, cantavo Voglio vivere in un attimo. Canzone peraltro non bellissima. Sì, okay? Non è stata ricordata. No. E però io mi presento, se c'è Miguel Bosé, e adesso un nuovo cantautore italiano, e io arrivo sul palco, sai, con Miguel Bosé, erano due fighi, no? Beh. Erano due belli, no? Io lui, cioè, lui era più bello di me, perché più era un ragazzino. E insomma eravamo un po' io ero imbarazzato. Pensa, qui è esperienza Sanremo, ma tu ti rendi conto? Sei partito fortissimo, ah, io proprio. Ragazzi, io non so dove troviate non la lo forza. So, ma non lo so neanche io. Quando ho fatto Sanremo nel 2000, se San Siro nel 2007, 65.000 persone a Milano, nella mia, il primo artista italiano, cioè no scusa, italiano, non perché l'aveva già fatto Vasco, ma il primo artista milanese a fare San Siro. Sotto la mia curva nel 2007 vince lo scudetto l'Inter anche quell'anno! Ma quante coincidenze! Guarda un po'. Davvero. Ma cos'è? È come voi quando fate radio. Dentro di voi si scatena quando tu sei online. On air. E cambia tutto. Cambia tutto, sì. La tua testa si stacca. E ripeto, tu dici che è la stessa cosa. Io ho sempre pensato, la differenza la fa il fatto che qua dentro, vedi, siamo da soli, insomma, bene o male. Ma sai quanta circuito, gente c'è che ti ascolta? Lì hai una marea di persone. No, ma lascia stare, ma 60.000. Pensa alla gente che ti ascolta oggi. E che non ci penso. Ah, tra cui, ma ci devi pensare. Antonio Albanese, Checco dei Modà. E chissà quanti altri colleghi. Colleghi, scrivetemi, perché si sento triste. Sì. Mi sento triste. Servono altri amici, vedo che continuano ad arrivare dei messaggi. In questo caso davvero grazie di cuore, Biagio. Senti, tu una volta hai parlato di giovani, eri un giovanissimo carabiniere e hai inseguito e quasi stalkerato il povero Ron per fargli sentire le tue canzoni, e lui ti ha dato retta, addirittura ti ha fatto portare da sua mamma la tua canzone. E ha creduto in te. Se adesso qualche giovane talento ti chiede consiglio, sei pronto ad ascoltare le sue canzoni? Sono. Guarda, io ci sono, non prometto, perché non voglio fare promesse, perché i tempi sono lunghi, e poi ho i miei figli che si occupano, io quando ho qualcosa di bello li mando a loro, così almeno ci pensano loro, che sono più attuali, sono più preparati sulla musica contemporanea. Io sono abbastanza boomer ormai da quel punto di vista. No, però boomer, le cose no. Belle le capisco, però non percepisco quanto possono essere funzionali. Però sei ancora contemporaneo, assolutamente. Sì, sì, vabbè, perché sperimento, perché faccio musica, cambio sempre genere, no? Mi piace fare la ballata, mi piace fare tridimensionale con Benny Benassi, cioè io sono in fermento, perché sennò avrei già smesso da anni. Hai detto una parola giusta, cambio. Il cambiamento, cioè il cambiamento che per tante persone è vissuta come un momento di ansia, no? Di angoscia, di preoccupazione, qualsiasi cosa, il cambio di macchina, il cambio di casa, il cambio città, cambio lavoro. E invece chi... Forse come te, il cambiamento lo vede come una possibilità in più, no? C'è questo oscurantismo nei confronti del cambiamento, perché noi siamo abituati a vivere in una società che ci gestisce e ci vuole in un certo modo. Ma non solo la società, anche i nostri amici. Tu facci caso, quando tu cambi, difficilmente trovi dall'altra parte qualcuno che ti dice che bravo, che figo, hai saputo cambiare. No, hanno paura che cambiando ti stacchi. Non ti fanno i complimenti. Pensa brevemente, un amico mio che fa il dottore, 5 anni fa è venuto a vivere in campagna a Bertinoro, anche lui, e... La famiglia non l'ha capito, non ha capito la sua voglia di cambiare vita e contentarsi di poco. Si è separato dalla moglie e i suoi figli sono incazzati solo perché lui ha detto voglio andare a vivere in campagna. Perché la nostra dottrina, la nostra abitudine è quella di stare nella zona di comfort, che spesso non ti fa crescere. Ci vuole coraggio, perché se io tornassi indietro io sarei stato oggi un artista internazionale, mondiale, perché mi sarei sbattuto, avrei imparato le lingue, sarei andato, quando mi invitavano in Argentina nei festival, io non andavo per paura di volare. Pensa che ignoranza. Davvero? Per la paura di uscire dalla zona di comfort. E adesso hai superato la paura di volare? Ora lo faccio, ma adesso io sono anche un po' stanco, nel senso non ho più quella curiosità, quella... Io mi sono limitato molto nella vita perché ho avuto paura di uscire, ho paura di magari deludere i genitori, quindi non viaggiando, no? Quando ero più giovane i miei amici andavano a New York, aprivano ristoranti, io avevo paura di uscire dal comfort. Invece basta, fatelo. Torniamo alle canzoni del nuovo album. Biagio è tornato dopo 5 anni con un album nuovo. Stiamo ascoltando anche le canzoni insieme ai vecchi successi. Adesso tocca a Delivery. Che bella, amo tanto questa canzone. Scritta durante il Covid, momentaccio. Delivery come consegna, insomma, no? Sì, c'è bisogno di che ogni tanto qualcuno venga, arrivi nella tua testa all'improvviso. Pensa che le cose che ti piacciono sono libere. Beh, questa frase è interessante. Qualcuno che ci ricorda di un 1995 a Gallipoli, su una spiaggia, capelli lunghi, magliettina della nazionale, eri lì a festeggiare la sera, poi di lì a pochi giorni hai girato il video di Non vivo più senza te. No, di una canzone dell'epoca. Aiutami adesso. Non lo so, non troviamo. Mi arrivano 250.
Biagio Antonacci in diretta su Radio Bruno. Ma questa è più bella, questa è più bella. Da Monello con Iris in sottofondo ho dato il mio primo bacio. Poi la settimana successiva con la stessa canzone mi ha detto che aveva un altro morosino. Ecco, vedi, magari che gli ha dedicato... Non facciamo nomi, ma stiamo tutti dalla tua parte. Monello! Esatto. Senti Biagio, abbiamo ascoltato Delivery dal tuo nuovo album che si intitola L'inizio. Nella prima parte dell'intervista, visto che sei arrivato un po' in anticipo, lo diciamo, abbiamo ascoltato anche L'inizio, che è il brano che dà il titolo all'album. Io mi sono stampata il testo dell'inizio e invito tutti a farlo, perché è una poesia, è una canzone di una... bellezza struggente. Qui c'è la mano, qui c'è la mano di un grande cantautore. Sai che io sono cantautore, ho sempre scritto le canzoni mie, ho scritto anche per altri. Invece in questo caso c'è Giorgio Poi, grandissimo cantautore, grandissima persona, che quando ha saputo che aspettavo un bambino, lui di pomeriggio mi ha scritto questa poesia. E io ho detto, è talmente bella che a questo punto scrivi anche la musica. E così è successo. Pensa che cosa magica, una persona che non è padre ma che proietta nei confronti di quest'anima che è in attesa la soddisfazione e il pensiero di come si possa stare in attesa di un bambino. Questo per me è una cosa, è un regalo, è stato da parte di Giorgio, che saluto, cui mando un bacio, eccezionale. Davvero, davvero bellissimo. Al punto che hai intitolato l'album. Certo, perché era l'inizio. Ed è la prima canzone, sì. Insomma, anche dell'album. Io nella mia vita ho fatto veramente tante cose. Non tutto, perché chi dice che ha fatto tutto sbaglia. Ho fatto tante cose. E a questo punto io potrei anche dire mi basta quello che ho fatto, no? Quindi se sono ancora qua a parlare perché voglio cambiare ogni giorno, fare delle cose nuove, strutturarmi in maniera diversa, non portarsi dietro sempre la sicurezza, la zona di comfort, esatto, ma uscire un po' dai canali, cercando di fare, sperimentare anche con la musica. Questo disco è un disco, se ci pensi, è un disco pop, ma è un disco d'autore in questo momento dove la musica è sempre frenetica, no? È veloce. È sempre un festival bar perenne oggi in radio, ma lo capisco, perché la gente ha bisogno di leggerezza. Ma io sono un cantautore, io da scuola cantautorale, i miei idoli erano Lucio Dalla, Battisti, De Gregori, Fabio Concato, che ho amato tanto e che amo tanto. Quindi io voglio fare l'autore e continuare a scrivere canzoni che possono pensare di far battere l'anima a qualcuno. Grande. Va bene, a questo punto che facciamo? Mettiamo la pubblicità? No, cioè, guarda, intanto ti leggo questo di Lilli. Sì. L'ho visto parecchie volte, Biagio, quando era un bimbetto. 1982. Ho ancora un'amica in via Guido Rossi a Rozza. Certo, Rossa. Certo, ero bambino lì, 82, ancora lo faccio lì. Adesso Biagio è diventato un grande, naturalmente non è più il bimbetto di prima, è ovvio, e fa un immenso piacere che sia diventato quello che è. Insomma, io ormai sono nonna e ho tutti i suoi CD. Continuo a comprarli, perché esatto, bisogna farlo. CD e anche vinili. Hai accennato alla paternità, fra poco ci torneremo su Radio Bruno. Non vivo più senza te, Biagio Antonacci. Quando ti citavo il messaggio di prima, sì, della sì, tipa che ti aveva trovato, conosciuto a Gallipoli, eccetera, anni dopo hai girato in quel posto il video proprio di lì. Questa canzone qua, Non vivo più senza, esatto, te. Esatto, bellissimo ricordo. Si fu una festa, giravamo il video, c'era un botto di gente che veniva un po' per il locale, un po' perché si era gasata, perché abbiamo detto che chi voleva ballare poteva ballare. E che pizzica, si firmavano dei liberatori, chiunque, per partecipare al video. Quindi è stata una scena mondiale. Infatti è stato un momento. Poi questa canzone poi d'estate poi esplose in maniera incredibile, un bellissimo ricordo. Ma stanno scrivendo in tanti, io dico grazie a tutti, perché veramente sono, ti riempiono di complimenti, sì, davvero. Tu eri molto bravo anche come attore nei video, abbiamo sentito poco fa dalla telefonata che sei super amico di Antonio Albanese, che è anche un regista oltre ad essere un attore. Il cinema ti ha mai tentato? Il cinema mi ha tentato molte volte, pensa che ho fatto anche un provino, davvero, ma dove, non potevo, come? Contornatore, e un provino per un film che si chiamava La Sconosciuta. Lui mi aveva chiamato per fare una parte da protagonista e io purtroppo in quel periodo avevo il tour già, tornavo dall'America nel 2005, avevo preso un premio a Los Angeles come miglior disco dell'anno in Italia con Convivendo, e arrivai all'aeroporto e mi chiamò Giuseppe dicendomi: pensa, sono tornatore, volevo farti, chiediti se vuoi fare un film. Dico: mamma mia, come vuoi fare un film? Ma io non sono all'altezza di fare un figlio. Ho detto: guarda, sono bravo, sono anche paraculo se voglio, ma però da lì a fare l'attore non ho fatto una scuola di recitazione. No, ma lui mi ha detto: io sono pagato per insegnare agli attori a fare gli attori. Che bello. Dopo di questo non ho più parlato. Io ho detto: però io ho un tour, e la protagonista invece, che non mi ricordo il nome, non poteva rimandare il film perché va solo quelle date. Allora giustamente
lui ha scelto i tempi di lei e io mi sono messo in lista. Poi non ha più fatto film in Italia per tantissimi, magari adesso ultimamente che sono anche più grande posso ricoprire vari ruoli. È un tuo rimpianto, un tuo piccolo grande rimpianto, bravo, di non aver sfruttato, non aver potuto sfruttare quell'opportunità. Una di quelle cose che magari tornando indietro ma non mi sono preparato neanche tanto, e questo è un altro mio rammarico, perché avrei voluto fare una scuola di recitazione, non è facile. Tu puoi essere te stesso, ma al cinema devi abituare la testa alla memoria, devi leggere il copione, devi essere veloce, devi essere fresco, e io purtroppo la memoria su certe cose non ce l'ho. Però tu devi studiare, prepararti per fare. Tu, quando dico sempre ai miei figli, volete fare una cosa, fatela bene, puntate solo a quella cosa, ma nel frattempo siate versatili, perché altra cosa che è cambiata dalla nostra generazione, che dovevi fare un lavoro per tutta la vita unico per avere la pensione, oggi i ragazzi possono alternarsi in vari, in varie zone. Anche perché è la pensione è una chimera. Senti, la pensione, qualcuno ha parlato di pensione, dov'è la pensione? Devo andare in pensione anche io tra un po', ma no, non ci sto. No, i contributi li ho versati anche tanti, Sì, ma sai quanta gente. Ma io lo lascio a qualcuno che ne ha bisogno. Continuano a fare i lavoretti dopo la pensione. Ascolta, torniamo all'album nuovo, l'inizio con una canzone dedicata a una donna particolare. Anita. Ai. Anita Garibaldi, oggi mi sono, quando l'ho scritta, me lo sono sentito Giuseppe, che dedicava questa canzone a questo suo grande amore, questa donna che ha amato la follia e che è diventata la sua forza. Anita. Sulle note di Anita, qui è diventato praticamente un dance floor, è diventata una pista da ballo, ce la siamo goduta veramente fino all'ultimo. Complimentoni, potrebbe essere un successo per la prossima estate. Sì, adesso ci pensiamo. Ci penserei un attimo, perché non è mai facile scegliere i singoli nuovi, no. Anche perché poi in radio hanno una resa diversa. Questa Anita, ieri l'ho ascoltata nella mia postazione, in radio devo dire che suona radio benissimo. Hanno delle compressioni, voi avete delle compressioni, delle cose, fate uscire la musica, è più godereccia la musica che esce dalla radio. Si sente molto meglio, per questo dovete ascoltare la radio. ma poi la radio si ascolta, si può, mentre ascolti la radio puoi fare qualsiasi cosa. E qualsiasi cosa dico. Bello, è la potenza della musica, che poi deve esserci, insomma, no? La canzone deve esserci, la musica giusta per prenderti per mano e trascinarti e farti volare. Ma perché proprio Anita Garibaldi? Ma perché avevo scritto questa canzone, diceva dimmelo Anita, e mi suonava come un nome. Tra l'altro è nato anche una bambina, la figlia del mio amico Stefano Clessi, che è appena nata la sua figlia e l'ha chiamata Anita. E mi fa piacere quando nascono delle. Io ho sempre usato i nomi delle mie canzoni di donna. Anche Alessandra, Iris. Iris. Sono nate tante Iris dopo quella canzone. È vero, che adesso sono grandine. Sono grandine, addirittura fanno una influencer. Io ne conosco due che sono fantastiche. E, però voglio dire, Anita era donna perfetta, era donna che ha amato l'uomo e l'uomo gli ha regalato, questo uomo gli ha regalato la stima, è la sua, non è solo la sua donna, è la sua combattente, la sua socia, l'eroina dei due mondi. L'eroina dei due mondi è la donna che è stata vicina a lui ed è riconosciuta come donna. E quindi è stimata, apprezzata, è una donna moderna, una donna che ha bisogno, che tutti gli uomini dovrebbero amare una donna così. Perché la rendono partecipe non solo nell'amore, non solo a letto, non solo nella sua casa, ma nella guerra della vita. Anita, partecipa con me, io ho stima nei tuoi confronti. Biagio, purtroppo è finita. Lo so, è un'ora, quasi un'ora e mezza. Ho parlato troppo, è volata dai, in una maniera imbarazzante. Ma noi guarda, siamo prima felici di salutarci, velocemente riepiloghiamo il tour estivo che tra giugno e luglio, insomma, ti vedrà girare per l'Italia in posti incantevoli, come abbiamo ricordato prima. E poi a settembre questa residency, come direbbero quelli gli americani, oltre Manica e gli americani, a Gardone Riviera, all'Anfiteatro del Vittoriale. Ci sono 10 concerti, 10 nella seconda metà del mese di settembre. Viaggio live per ascoltare anche le canzoni del nuovo disco. E mentre continuano ad arrivare messaggi che dicono Biagio ti adoro, Biagio ti amo, noi diciamo Biagio ritorna quando vuoi a Radio Bruno. Grazie. Grazie a voi ragazzi, sempre per l'affetto, per l'amore, vi amo. Viva Iris, viva Radio Bruno. L'abbiamo citata, guarda. Ma non può mancare Iris, no? Ci serve. Godiamocela. Ciao. Ciao Biagio. Ciao.